La giovane vita di Paola Cerimele è stata spezzata ieri pomeriggio da un tragico incidente sulla Trignina, al bivio di San Giovanni Lipioni. La sua Panda si è scontrata con un Audi che viaggiava in direzione opposta. L'impatto violentissimo non le ha lasciato scampo. Sul corpo di Paola Cerimele, nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia, come disposto dal magistrato di turno, presso l'obitorio dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove la salma è stata trasferita. Gravemente ferito anche il compagno, l'attore Raffaello Lombardi, trasportato al San Pio di Vasto e poi trasferito in elicottero al Santo Spirito di Pescara, dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe in imminente pericolo di vita. Proprio Vasto era la destinazione della coppia di artisti, in questi giorni ad Agnone per trascorrere qualche giorno di vacanza. Intanto il traffico sulla Trignina è rimasto paralizzato per ore. Ferito anche il conducente dell'Audi, un 44enne di Isernia sottoposto, come da prassi, all'alcol test. Sul posto i vigili del fuoco di Agnone e Ortona, gli equipaggi del 118 provenuti dai vicini ospedali e i carabinieri di Vasto. La notizia si è diffusa rapidamente ad Agnone, dove vivono i familiari di Paola, in passato anche responsabile del teatro italo-argentino. Negli anni aveva aperto scuole di recitazione a Boiano, Campobasso, Termoli e Vasto, ed è il motivo per il quale oggi tutti i molisani e non solo ne ricordano le virtù umane ed artistiche. Nel 2003 aveva recitato nel film Non ti muovere con Penelope Cruz e Sergio Castellitto, girato anche in Molise. Mercoledì Paola Cerimele aveva pubblicato una foto proprio al fianco di Sergio Castellitto ad Agnone, città dove l'attore con origini molisane si trovava in visita. Innumerevoli i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia dalle istituzioni, ma anche da semplici cittadini. Paola è un'attrice di rilievo che con dedizione e passione ha dedicato tutta la sua vita a questa attività e la faceva in modo eccellente. Poi ha deciso quindi di aprire questa scuola di teatro qui in Molise ed era apprezzatissima da tutti. Purtroppo, ripeto, questa cosa ci ha sconvolto e questo vuoto che lei lascia sarà certamente un vuoto incolmabile per tutta una serie di cose, sia per l'attività professionale, sia per la bella persona che era e per le belle parole che sapeva regalare ad ognuno quando ci incontravamo per risalutarci. Sì, siamo tutti davvero senza parole, non l'aspettavamo questa brutta notizia. Poi tra l'altro lei in questi giorni è stata qui con noi e abbiamo apprezzato la sua presenza in Agnone. Una persona splendida su tutti i punti di vista, ci mancherà molto, ma faremo in modo di ricordarla sempre per quello che ci ha dato e ha lasciato a tutta la comunità. Cioè non ci sono espressioni, una ragazza splendida, una ragazza brava, tutto. È un bellissimo ricordo, è una brava persona, una bravissima. Sono senza parole per la sua perdita. Sono quelle notizie che lasciano scioccati. Non so più cosa dire, sì, la conoscevo Paola, la conoscevo, mi diceva una ragazza che la sera prima è stata qua a mangiare, purtroppo sono quelle notizie a cui non c'è una risposta, non c'è niente da poter dire. Mi dispiace profondamente per la sua perdita, mi dispiace tantissimo per lei, per la famiglia, non lo so. Francamente non lo so che cosa dire di più.